Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Qui è Roberto che vi parla e quest'oggi vi faccio vedere come uccidere Eisenborg. Iniziamo subito, abbiamo l'equipaggiamento pronto, sto usando un'armatura di livello 4 e gli spadoni che ho trovato nei dungeon. E adesso andiamo ad affrontare Eisenborg. Entriamo subito di corsa, usciamo da questo corridoio perché è pericoloso, soprattutto perché Eisenborg ci può incastrare al suo interno. E la strategia contro Eisenborg è di girare ai bordi della mappa. Quelli che vedete qua sotto sono invece i suoi quattro cavalieri. Bene, perfetto, il primo fedele lo abbiamo già fatto e torniamo lì a prendere la nostra roba. Gema alla mano e raccogliamo tutto. Ora siamo pronti ad affrontarlo, ma prima equipaggiamo la nostra armatura di livello 4. Visto che il primo cavaliere che si sbloccherà sarà sul lato destro, vogliamo posizionarci sul lato sinistro della mappa, in modo tale che possa combattere Eisenborg e avere tutto il tempo per poter scappare dal primo cavaliere. Diamo un colpo e indietreggiamo, questo è il modo più sicuro per affrontare Eisenborg, perché qualora lui tirasse la sua assa verso l'alto e ce la sbattesse addosso, noi in questo caso saremmo già lontani e non verremmo one-shottati da quella sua abilità. In tal caso, man mano che vi prenderete più pratica, potete fare che date un colpo con lo spadone. Qualora Eisenborg vi dà il colpo a voi, voi lo ricolpite e così scambiate due per uno. Ok, ora si è sbloccato Aturus. Aturus è un normale profanatore furioso che troviamo al secondo piano del dungeon degli abbandonati. Quindi tranquillo, spadone alla mano, gli diamo un colpo, diciamo le prende per curarsi. Non ha capito speciale, se non per il fatto che quando scenderà al di sotto di un quarto di salute diventerà più veloce e ci farà più danni, come potete vedere. Ultimo colpo e Aturus è andato. Ovviamente lo scudo che io sto portando serve per diminuire i danni che Eisenborg ci infligge, ma anche per aumentare ulteriormente l'armatura, e devo dire che contro di lui è molto utile, specialmente se riuscite ad abbinare l'abilità del vostro scudo difendendovi contemporaneamente da un attacco o da un'abilità speciale che sta facendo Eisenborg. È stato sbloccato un altro cavaliere, Gollund. Ecco qui, ora mi sono incastrato, perfetta situazione. Questo è importante, che evitate di incastrarvi qualora vi rispondano a queste situazioni. Cercate di fare un giro dal lato opposto in cui state andando. Contro Gollund vogliamo fargli calare lo scudo con i colpi di arco, dovrebbero essere 3. Dopodiché possiamo infliggergli 3 colpi con lo spadone. Dopodiché cosa succede? Semplice, Gollund riagirà allo scudo e ne dovremo ripetere il processo. Carissimo, veri che ricordate che ti sei rotto lo scudo, non è che per caso lo potresti sostituire? No? Non hai portato un altro scudo con te? Gidur, il terzo cavaliere che andremo ad affrontare quando faremo Eisenborg, ha in mano un'arma avvelenata che vi avvelenerà, vi farà 10 ogni secondo. È molto veloce, questo perché è dovuto dall'arma che lui sta usando. E per affrontare lui useremo i barili di miele. Ora, il modo più logico e più sicuro è sostituire ora le bende con le bocce viola, così quando noi scenderemo con la vita troppo bassa potremo curarci bevendo una sola pozione e rimane in vita. Ok, aspettiamo che l'effetto di veleno finisce e continuiamo ad attaccare Eisenborg, perché l'ultimo profanatore è veramente forte, perché vi stordirà, e per poterlo colpire abbiamo bisogno delle trappole. In questo momento c'è la mosca che sta guardando la mia run contro Eisenborg. C'è la mosca bella messa lì sullo schermo. Oh, si è vista che è volata. Ok, comunque state attento da quando usa questa abilità che lancia l'onda. Quando lo fa, voi potete anche girare dietro Eisenborg e attaccarlo alle spalle. È il modo migliore, però so che all'inizio magari certe cose viene un po' più difficile farle. Allora, qui abbiamo il nostro Yaron. Facciamolo girare un pochettino, non facciamoci colpire. L'importante è che lui prende, come abbiamo detto prima, almeno 2 trappole. Quindi, ora facciamogli prendere la prima trappola a Yaron. Giusto? Dovrebbe salire, ok, 1, 2, 3, 4 colpi e scappiamo. Ora, come avete visto, al quarto colpo lui ha risposto con il suo attacco.
Ecco, in questo caso poi dovete dare solo tre colpi per evitare che lui vi ricattaccherà. Uno, due e tre. Yaron ucciso. E ora siamo pronti per l'ultimo push a Heisenberg. Ecco qui la sua abilità onda. Stiamo lontani. Ripeto, possiamo anche girarci dietro. Quest'ultima fase di Heisenberg è più difficile perché lui tirerà capabilità speciali uno dopo l'altro. Tirerà la sua ascia verso il basso e ci colpirà forte. Tirerà le onde che spazzano quasi una dopo l'altra. E dovete essere veramente attenti in quest'ultima fase che è quella più bellina. Dai, gli ultimi due colpi. Uno. Manca un colpo. Uccidilo. No, è rimasto vivo per una striscia così. Ok, dai, sarebbe stato divertente se fossi morto ora all'ultimo. Dai, prendiamo dal cadavere di Heisenberg il loot, ecco che bel flex che ci sta sempre. E questo è il terzo video della nostra run. Io ho fatto anche una videoguida sul primo livello e sul secondo livello che vi invito a recuperare. Ora avrò dunque il cavallo di legno che ci servirà per affrontare Kai'Sa, molto semplice. Ma ora è il momento più bello, scopriamo cosa si trova all'interno del baule di Heisenberg. Quindi apriamolo. E devo dire che come loot quello di Heisenberg è veramente bello. Due libri capabilità. Qui ho trovato un'altra ascia. Se vi siete persi il video del dungeon di livello 2, vi invito a recuperarlo perché è veramente simpatico se guardate quello che ho trovato prima e quello che ho trovato ora. Abbiamo trovato due libri capabilità e ruttorie varie che noi andiamo a raccogliere. Siamo arrivati alla fine del video. Io vi ringrazio a tutti. E se il video vi è piaciuto, vi è tornato utile, vi invito ad iscrivervi al canale così non vi perdete tutti i nuovi video. Detto ciò, noi ci salutiamo qui. Ciao a tutti!